Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica di TV6 che è partita insomma a ora di pranzo, perché questa è una giornata in cui abbiamo vissuto le emozioni alle 12.30 di Palermo-Teramo, gara che si è conclusa con il pareggio per 1-1 e poi nel pomeriggio ovviamente abbiamo seguito come di consueto lo sviluppo della giornata di campionato in Serie D, ovviamente girone F, due belle vittorie, sia quella del Castelnuovo contro la Recanatese, che peraltro vale la vetta in classifica, e anche quella della Vastese contro il Vasto Gerardi, importante soprattutto in chiave salvezza. Peraltro in questa settimana che verrà ci sarà anche il recupero del derby non disputato tra Notaresco e Vastese, che lo ricorderete un paio di settimane fa saltò per infortunio dell'arbitro, il Covid non c'entra niente. Il Castelnuovo che sfrutta anche il Rieti, che mercoledì aveva preso la testa della classifica, adesso la riperde perché si ferma a Castelfiardo. Il Castelfiardo praticamente le ferma tutte, aveva fermato la Recanatese, ha fermato la Vastese e adesso ha fermato anche il Rieti. Ne parleremo ovviamente fino alle ore 21 con i collegamenti. Saluto in redazione Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Aggiungo che Castelfiardo a suo tempo aveva fermato anche il Campobasso. Hai fatto una giustissima precisazione, ovviamente questa prima parte è tutta incentrata su Palermo-Teramo e allora ritrovo con piacere la nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera, questa sera ho una giacca che il fratello Andrea gradirà. Eh sì, assolutamente sì, peraltro oggi c'era la contemporaneità alle 12.30, c'era sia Juve Bologna che Palermo-Teramo. Vediamo i risultati. Cambiano anche gli Artù. Come? Cambiano anche gli Artù. Meno male. Vediamo i risultati con l'ausilio della grafica, partendo ovviamente dal girone C di Serie C. Ovviamente vi ricordo che potete interagire con noi, il numero che vedete in alto è 392-623-7060. Monopoli Juve Stabia, giocata ieri 4-2, la Juve Stabia in vantaggio 2-0, poi insomma si fa rimontare dal Monopoli a segno anche l'ex Teramano Bunino. Catanzaro Potenza sempre ieri 1-0 nel finale gol di Curiale. Le partite di oggi: Palermo-Teramo 1-1, Bari-Francavilla 4-1, Paganese-Catania rinviata, ma per questioni meteorologiche, anche qui Covid non c'entra niente. Vibonese-Cavese 1-1, Viterbese-Ternana 0-1, continua a vincere la capolista. Bisceglie-Foggia 0-0, Turris-Avellino 0-2, riposava la Casertana. Vediamo la classifica, perché poi cominceremo la discussione vedendo ovviamente il servizio. 49 punti per la Ternana, 41 per il Bari, 34 per l'Avellino, 31 per il Catanzaro, 30 per il Catania, 29 per Teramo e Foggia, 27 per la Turris, 25 per il Palermo, 23 per la Juve Stabia, 22 per Vibonese e Virtus Francavilla, 21 per la Casertana, 20 per il Monopoli, 18 per la Viterbese, 16 per il Potenza, 15 per il Bisceglie, 12 per la Paganese, 9 per la Cavese. Vi ricordo ovviamente che il Catanzaro deve ancora terminare la partita contro la Viterbese, ed ecco perché all'asterisco. E il Catania ovviamente deve giocarla per intero la partita contro la Paganese, che oggi è stata rinviata. Io direi, ragazzi, bando alle ciance, cominciamo subito perché gli argomenti sono tanti. Ci andiamo a vedere il servizio. Finisce 1-1 al Barbera tra Palermo e Teramo. Il servizio è firmato per noi, Dania. Appuntamento con la vittoria ancora una volta rimandato ed ancora una volta il Teramo si porta avanti ma si fa riacciuffare. Al Barbera finisce 1-1 la sfida playoff contro il Palermo, ma è un pareggio dal sapore diverso rispetto ai precedenti. Paci sorprende puntando sull'ex rosanero Bilegea dal primo minuto, poco impiegato fino a questo momento, e varando un 4-3-3 che vede Mungo dare una mano in mediana a Viero e Santoro e Pizzauti confermato centravanti con Bombaggi al suo fianco. Il Palermo fa fatica per la prima mezz'ora, con il Teramo che invece ha un approccio migliore. Al nono Crivello sbaglia l'appoggio, Pellegia tocca per Pinzauti che tenta il pallonetto calibrando però male il pallone. Al 19esimo altra occasione per i biancorossi, in ripartenza di nuovo l'ex rosanero ad impegnare Pelagotti. Un minuto dopo il diavolo affonda il colpo, il Palermo gestisce male il possesso, Luperini si fa soffiare il pallone da Biligea che scambia con Pizzauti e si invola verso la porta. Davanti all'estremo di casa l'attaccante rumeno firma il primo gol stagionale. Con il numero 25, Belighea.
La formazione di Paci, come altre volte accaduto, però tira da questo punto in avanti un po' i remi in barca. Al 27esimo Accardi crossa per la testa di Rauti con Lucca che non intuisce la traiettoria. Alla mezz'ora arriva il pari dei padroni di casa. Valente batte il corner che arriva dalle parti di Canutè. Il cross dell'esterno premia la testa di Lucca che segna l'1-1 tra le proteste del Teramo che chiedeva la posizione di fuorigioco di Crivello sulla traiettoria del pallone. Il diavolo rischia ancora. Al 33esimo da un nuovo calcio d'angolo Luperini cicca il pallone a due passi dalla porta. Pizzauti in acrobazia servito da Bilegea prova a dare la scossa alla formazione di Paci, ma al 36esimo Tintardini è bravo a mettere una pezza su Rauti e Lewandowski poi sugli sviluppi a mandare in angolo. Proprio dal corner Rauti sul primo palo non trova di testa lo specchio. Paci perde Birligea per un problema muscolare a pochi minuti dall'inizio della ripresa, con Di Francesco a prenderne il posto. L'esordio di De Rossi al posto di Rauti è invece la prima mossa di Boscaglia dopo il quarto d'ora. Le occasioni latitano nel secondo tempo e Di Lari fa il suo ingresso in campo al posto dell'ammonito e diffidato Viero. Lucca ci prova qualche istante dopo andando alla conclusione in area, con palla che termina fuori non di molto. L'incursione del 26esimo di Valente ed il successivo tiro dell'esterno che Lewandowski prega fuori fa venire i brividi ai biancorossi. Due minuti più tardi è proprio l'estremo del diavolo ad allontanare il tiro a giro di Valente che aveva bucato la difesa di Paci. Al 40esimo il Teramo costruisce la prima vera occasione della ripresa, con una incursione di Lari chiuso in qualche modo da Pelagotti. Quattro minuti dopo, dagli sviluppi di una punizione, è invece il Palermo e nello specifico Somma ad andare vicino al gol, con Lewandowski ancora bravo in chiusura. In pieno recupero Ilari riceve da Costa Ferreira, fa tutto bene ma disegna un tiro che si spegne fuori dallo specchio. Il Palermo tenta gli ultimi assalti nei minuti che mancano ma finisce 1-1 al Barbera. Per il diavolo è la nona gara di fila senza vittorie e sabato prossimo ci sarà il Bari da affrontare al Bonolis. L'abbiamo un po' analizzata oggi, Ania, con te, anche con Andrea, una non vittoria diversa dagli ultimi risultati, perché è chiaro che non sono arrivati i tre punti, però è anche vero che probabilmente complice anche un modulo differente si è visto un Teramo differente. Sì, esatto, il cambiamento di modulo, comunque qualche cambiamento era necessario, perché poi, come ha detto anche Paci, il Teramo si era infognato tra virgolette in un tunnel in cui non riusciva a venire fuori. Non che oggi ne sia venuto fuori, ma ci sono state insomma dei primi accenni di reazione, anche di rivedere un Teramo un po' più aggressivo, un po' più intenso come è stato nella prima parte di campionato soprattutto. E da qui, da oggi, è chiaro che il Teramo poi dovrà dimostrare che il vento effettivamente sta cambiando, perché è vero che è un pareggio ha sapore diverso, ma è comunque un pari e il Teramo ha bisogno di tornare a vincere. Sono ormai 9 gare, insomma, dal 18 novembre, dalla gara interna contro il Foggia, che non riesce a centrare i tre punti la formazione di Paci, quindi è chiaro che anche per una questione non solo di classifica ma anche di consapevolezza, di fiducia, serve tornare alla vittoria. Oggi si sono visti dei segnali incoraggianti, secondo me anche frutto di questi cambiamenti che si sono visti. Non è incoraggiante vedere come sempre qualche difficoltà di troppo nel proporre soluzioni offensive, gli attaccanti c'entrano e non c'entrano, se poi comunque si fa fatica a costruire azioni interessanti. Però insomma, vedendo il lato positivo, vedendo il bicchiere mezzo pieno, c'è qualcosa per cui magari auspicare qualcosa di diverso nelle prossime partite, che è il Bari, quindi non sarà sicuramente facile. Però magari il Teramo, come ha fatto oggi, come non ha fatto vedere nell'ultima parte di campionato, si trova meglio quando le altre squadre, gli avversari, lasciano giocare, non si chiudono, non preferiscono insomma provare a giocarsela. Il Bari è in questo... No, concludi, pensavo avessi terminato. No, dicevo soltanto il Bari in questo è una formazione che comunque ovviamente piace giocare, sa giocare a pallone, e quindi ci sono tutti i presupposti comunque perlomeno per vedere una bella partita. Ci scrivono da casa, altro punto debole probabilmente il fatto che il Teramo subisce gol ancora da palla inattiva. In realtà l'abbiamo appena vista l'occasione, è una palla inattiva un po' strana, è una vera e propria palla inattiva, cioè c'è un calcio d'angolo, poi però l'azione si sviluppa con le tematiche tipiche di una palla inattiva, perché viene un cross quando
un secondo cross quando di fatto c'è lo schieramento in area come se la palla inattiva lo fosse. E ci fanno notare questo. Lì magari non sei piazzato come sei piazzato sul calcio d'angolo, quindi il Teramo non è mai facile in generale, credo, posizionarsi bene quando l'azione da palla inattiva prosegue e ti devi far trovare pronto. Certo è che Luca, devo dire, non l'avevo mai visto in partita, l'ho visto oggi, avevo sentito che se ne parlava bene, è un giocatore molto interessante, in classe 2000, devo dire che è un profilo interessante non solo per quello che ha fatto davanti, ma anche per la volontà che ci ha messo anche in fase di non possesso nell'aiutare i compagni. Lì qualcosa probabilmente è scappato al Teramo, ci sono state anche delle proteste per una presunta posizione di fuorigioco. Però poco è chiaro, vedremo. Probabilmente la formazione di Paci non è stata così lesta nel riposizionarsi quando c'è stato il cambio di fronte dal cross di Canutè. Oh, qui rivediamo il bel gol di Daniel Birligea, poi lo ascolteremo. Vediamo l'episodio, perché abbiamo l'episodio del gol dell'1-1 del Palermo, perché Lewandowski ha alzato la mano chiedendo il fuorigioco. Paci ha detto: noi abbiamo visto il guardaliere, poi lo sentiremo, abbiamo visto il guardaliere e per un attimo sembrava aver alzato la bandierina. Allora noi abbiamo provato a fermare l'immagine sul colpo di testa di Luca. Ecco qua, l'unico che può dar fastidio oggettivamente è Crivello. A me sembra molto molto complicato. Nel dubbio, che forse rimane anche a noi, il guardaliere ha pensato di non sbandierare. Andrea, tu che ne pensi? Ma non so se sia in posizione di fuorigioco, non mi è chiaro se sia al di là dell'ultimo difensore Crivello. Peraltro non sono neanche sicuro del fatto che Crivello ostacoli era visuale di Lewandowski e anche l'intervento. Cioè, no, però ammesso... si sposta, vedi? Sì, un movimento come per evitare il pallone. Sì, io ripeto, ammesso che si possa parlare di posizione attiva e passiva, e comunque qualche dubbio ce l'ho, ho ancora più dubbi sul fatto che sia fuori gioco. Non mi pare che sia al di là dell'ultimo difensore del Teramo, almeno queste sono delle sensazioni, perché poi la prospettiva non ci aiuta. Però né mi pare che sia fuori gioco, non ho questa evidenza, e né mi pare che, se mai fosse in fuori gioco, sia una posizione punibile come attiva. Oh, vediamo la classifica, poi sentiremo Paci, perché Andrea, da te volevo capire adesso quali sono oggettivamente le prospettive di questa squadra, che ha 29 punti insieme al Foggia, continua questo viaggio a braccetto tra diavoli e satanelli, ecco, mettiamola così, un viaggio infernale, dai, mettiamola così, con il Catanzaro che deve ancora terminare con la Viterbese, con il Catania che è una partita da giocare contro la Paganese, con la Turris che di fatto fa un piacere indiretto al Teramo, perdendo contro l'Avellino che però va via a 5 punti dal Teramo. Ora, come leggerla questa classifica, un po' nel limbo di questo sì, schieramento playoff? Beh, intanto oggi dal Teramo si aspettava un certo tipo di risposta ed è arrivata, e questo è il lato assolutamente positivo, perché c'era il rischio che la squadra si incartasse dopo la sconfitta di Viterbo e facesse un'altra prova grigia a Palermo. Invece ha reagito e ha prodotto una prestazione intanto gagliarda, anche con degli spunti di qualità. Poteva scapparci anche il colpaccio nel finale con Ilari, bella la sorpresa di Birligea. Dobbiamo altresì dire con obiettività che il Teramo ha fatto un punto in un campo prestigioso, ma dove altre squadre hanno fatto il pieno, perché la Viterbese li ha vinto, la Virtus Francavilla li ha vinto, il Palermo non sta facendo la Turris ci ha vinto, il Palermo non sta facendo un campionato che è confacente al nome che si porta dietro, al blasone che si porta dietro questa società e quel pubblico, che per quanto non possa andare allo stadio. Quindi era importante venire fuori con una prestazione di un certo tipo, e c'è stata. Vero è che il Palermo ha Palermo solo di nome, perché per il resto non è una squadra né ammazzacampionato né una squadra di alta classifica, e la graduatoria parla chiaro. Detto questo, è un punto, come abbiamo detto oggi, che fa più morale che classifica. Il Catanzaro deve ancora finire una partita, Catania deve giocare una partita. Non mi sembra che in questo momento il Teramo abbia il passo
e lo spessore purtroppo di quella squadra che può centrare l'obiettivo designato poi dalla stessa società qualche tempo fa. Ricordiamo le parole del DS Federico: vogliamo essere la migliore delle altre, di quelle che sono tutte tranne che Bari e Ternana, cioè terzo posto. Non mi sembra che il Teramo in questo momento abbia la forza. L'Avellino si è rilanciato, ci sono altre squadre che pare stiano meglio, il Catanzaro e il Catania stesso. Sarà importante capire come il Teramo attraverserà le prossime due partite contro Bari e Foggia, che saranno altamente indicative, perché intanto va doppiata la prova di oggi come intensità e come voglia. E poi il Bari è uno squadrone e non so se il Teramo riuscirà a vincere, però intanto bisogna rigiocare almeno come oggi, e poi se arriveranno diversi punti magari si potrà riaprire qualche spiraglio, altrimenti mi sembra che sia questa la posizione per il Teramo, una posizione intorno al quinto sesto posto da cercare di proteggere, ma bisogna più proteggersi da chi viene dietro che andare a prendere chi sta davanti, perché ora anche l'Avellino si è messo in ritmo. Oh, intanto io vi faccio vedere le immagini del perché Paganese Catania non si è giocata. Campo praticamente, eccolo qua, impraticabile al Marcello Torre. Insomma, hanno provato a far rimbalzare il pallone più di una volta, però oggettivamente era impossibile. Mi ricorda una gara di Perugia tanti anni fa. Esatto, esattamente. Rientriamo, perché ascoltiamo innanzitutto che cosa dicono i due allenatori, Paci, e poi ci ascoltiamo anche Boscaglia, che si assume tutte le responsabilità della gara, evidentemente, che non gli è piaciuta della sua squadra. I due tecnici. E abbiamo giocato con un ottimo spirito, siamo riusciti noi all'interno dello spogliatoio a creare il giusto ambiente in settimana. Abbiamo capito che parte tutto dall'atteggiamento, e oggi l'abbiamo dimostrato. Sono contento perché i ragazzi hanno fatto una bellissima prestazione, e questa deve essere un'esperienza per noi. Abbiamo capito che per noi la concentrazione e questo tipo di atteggiamento ci può fare la differenza, e abbiamo avuto un giusto atteggiamento, perché questa squadra, l'ho detto ieri in conferenza, è una squadra che vive di equilibri, e quindi per noi l'atteggiamento fa la differenza. Per me come allenatore la più grande sfida è riuscire a mantenere l'ambiente lavorativo, parlo di spogliatoio e parlo di allenamenti, con questa concentrazione. Ci sono tanti fattori che spostano il focus, soprattutto in questa fase di mercato, non è facile. Quindi la mia più grande sfida è quella, perché questa squadra, se ha questo atteggiamento, può giocarsi le partite. Se caliamo poco, facciamo fatica, e questo è il nostro destino, lo sappiamo, queste partite ci insegnano questo. Io sono molto fiducioso che questa squadra può far bene, perché ha il potenziale, e sta a noi, me allenatore in primis, riuscire a mantenere sempre i ragazzi concentrati. Abbiamo cambiato modulo perché le cose sono cambiate, abbiamo dovuto cambiare per forza, perché con 4-2-3-1 le cose non tiravano più, avendo spostato Santoro sulla sinistra, Costa Ferreira dietro, e non c'era più fluidità. Oggi le cose sono andate meglio, è un modulo che può funzionare. Sì, hai ragione, però penso che poi alla fine sia l'atteggiamento che faccia la differenza. Dai, il modulo è importante, perché col 4-2-3-1 eravamo diventati molto sterili. Perché poi il 4-2-3-1 è un modulo che soprattutto gli esterni devono fare la differenza, devono saltare l'uomo, e se non lo fanno è un problema portare avanti quel modulo. E quindi adesso si è provato questo, andiamo avanti con questo modulo, però rimango dell'idea che è l'atteggiamento per noi che fa la differenza, perché noi non credo che potremo mai surclassare gli avversari. Noi viviamo di equilibrio e vivremo di equilibrio, credo, da qua alla fine. Però se portiamo questo atteggiamento, io penso che potremmo rivedere il Teramo di inizio stagione, anche se onestamente come prestazione siamo molto soddisfatti. Intanto la storia di Birlicè è meravigliosa, perché poi il calcio insegna anche queste storie qua. Lui è stato 3 mesi, avevamo fatto una scelta diversa con lui, doveva andare via, poi è rimasto, e lui si è allenato sempre con grande umiltà, e poi oggi ha avuto l'occasione, l'ha sfruttata, quindi probabilmente avrebbe continuato lui a giocare, purtroppo si è fatto male,
per questo sono molto dispiaciuto del suo infortunio, perché sarebbe stato bello raccontare questa storia. Dispiace. Poi no, il secondo tempo no, i cambi sono stati di no, i ragazzi sono entrati bene, abbiamo avuto delle occasioni nel secondo tempo per fare gol, non le abbiamo sfruttate, ma come atteggiamento sono entrati bene i ragazzi, sia Carlo che Di Francesco, non è facilissimo per loro. Sei contento insomma dell'arrivo che sembra ormai scontato di Vitturini? Beh sì, sono molto contento perché ci dà un'opzione in più e così possiamo rimettere Costa Ferrera in davanti, che per noi è stato un grande peso offensivo. Quindi sì, sono molto contento, anche come giocatore lo conosco, è bravo. Per quanto riguarda la partita, abbiamo regalato 20-25 minuti all'avversario, non abbiamo preso le giuste distanze, le giuste misure, dovevamo lavorare soprattutto con i due attaccanti in verticale, con Rauti o Luca sul play. Invece ci siamo abbassati troppo, abbiamo fatto lavorare i loro due centrali di difesa e abbiamo regalato 50 metri in pratica. Eravamo poco aggressivi, poco compatti, non avevamo le misure proprio e quindi abbiamo sofferto. Dopo il nostro gol, comunque la squadra non è solo una questione di inerzia, ma una questione anche di vigoria, di atteggiamento, che è cambiato un po' tutto. Ci siamo scrollati di dosso forse un po' di paura che avevamo e abbiamo fatto un finale di primo tempo molto molto importante, in cui abbiamo sciupato due occasioni secondo me clamorose, però bene, poi secondo tempo c'è stato molto equilibrio dall'una e dall'altra parte. Ci siamo rimessi a posto poi a metà campo, abbiamo dovuto togliere un attaccante perché comunque col passare del tempo e con gli spazi che si potevano naturalmente creare, lì in mezzo avevamo bisogno di un giocatore di ruolo in più in quella zona di campo. No, loro si sono messi a tre, non l'avevano mai fatto, ma questo non deve destabilizzare la nostra squadra, cioè non può essere che ci destabilizzi, perché abbiamo tante volte giocato contro una squadra che giocasse a tre a metà campo, quindi si gioca in verticale con gli attaccanti, quindi non si gioca più diciamo in linea ma si gioca in verticale. Il problema è stato un problema di atteggiamento e vi dico la verità, la colpa è mia, nel senso che probabilmente non gli ho fatto capire bene in settimana ciò che dovevamo fare, come dovevamo farlo, con quale atteggiamento, quindi mi assumo io tutte le responsabilità. I ragazzi comunque sono frutto di quello che fa in settimana, frutto del lavoro fatto con lo staff tecnico, quindi ripeto, mi assumo tutte le mie responsabilità di quelle, di quella, diciamo, 25 minuti circa di assenza totale dal campo. Quindi questo, uno può anche fare cose diverse rispetto a quello che tu ti aspetti, ma poi in campo abbiamo lavorato così tanto su tante dinamiche tattiche che non ci deve sorprendere nulla in pratica. No, ma lì abbiamo sbagliato i tempi, non c'entra, noi non facciamo fuorigioco, non è che noi facciamo il fuorigioco, il fuorigioco non si fa, il fuorigioco è una conseguenza logica di un lavoro in linea del reparto, e quindi quando la palla sta per partire e ci tagliano davanti e noi siamo ancora diciamo dietro l'avversario, dobbiamo seguirlo fino alla morte, non facciamo fuori gioco, noi lasciamo gli avversari oltre linea solo quando la palla ancora non è partita, e quindi non c'entra il fuori gioco. Lì abbiamo sbagliato mi pare in due situazioni i tempi di gioco e sono andati da soli in porta. Boscaglia si prende le responsabilità perché dice: è vero, il Teramo ha cambiato un po', però noi dovevamo essere bravi a capirlo. Ha cambiato, e questo è il tema fondamentale, passando al 4-3. Andrea, soprattutto a te Ania, ti ha convinto questo cambiamento di modulo? Intanto ci scrive: attenzione al Palermo che sicuramente si rinforza in questo mercato, ha preso De Rossi che oggi ha giocato e prenderà Di Gaudio. Però sullo schieramento. Mi ricordo nel girone di andata, forse a Pagani, adesso dopo la vittoria a Pagani, mi sembra che il Teramo forse fu una delle prime volte in cui Paci giocò con il 4-3-3 e poi disse: però non è il nostro modo, sì, vero, 4-2-3-1. adesso le cose sono un po' cambiate, perché nella conferenza di oggi per l'appunto ha
almeno in teoria, almeno per adesso, messo da parte il 4-2-3-1 e promosso il 4-3-3, perché evidentemente si è reso conto che al Teramo serviva un cambiamento di uomini, di modulo, di atteggiamento soprattutto, ecco, questo di atteggiamento soprattutto servirà anche nelle prossime gare, per cercare di uscire un po' fuori da questo momento, no, che dal punto di vista delle vittorie ancora va avanti. 4-3-3 probabilmente Teramo ha tanti centrocampisti, anche molta con tanta qualità, può giostrare un po' di più, può avere magari maggiore scelta, può evitare di spostare Santoro in una posizione che non è la sua, quella di esterno a sinistra, a destra, di mezza punta, insomma, rispetto alle ultime gare, e avere forse più compattezza che in queste ultime gare in fase difensiva è mancato, avere qualche soluzione in più in avanti. È chiaro che bisogna lavorare in maniera diversa rispetto a quello che si è fatto fino adesso, e iniziare a fine gennaio a proporre concetti differenti sarà un po' più complicato, però un cambiamento era necessario. Nel caso questo cambiamento non dovesse andare in porto, credo che Paci farà un passo indietro, sempre che effettivamente porterà avanti questa differenziazione, perché conoscendo un po' Paci in questi mesi non è molto incline ai cambiamenti, ecco. Sì. Jacopo, perché non hai fatto anche al mister la stessa domanda che hai fatto a Berrigia per tutto il girone d'andata? Non l'ha fatto giocare, ha aspettato oggi per ricordarselo di Berrigia. No, in realtà io gli ho fatto la domanda di quando ha avuto l'idea di farlo giocare dal primo minuto. Però Paci, io lo dico con tutta la simpatia del mondo, faceva il difensore, ma da allenatore, come dribblatore, è un fenomeno. Quando non vuole rispondere, però, non c'è. Però lui ha detto che si erano fatte scelte diverse e che Berrigia addirittura che doveva andare via, destinato a partire. Quindi ha risposto, o meglio, non ha risposto direttamente alla tua domanda, ma ha risposto implicitamente a quello che chiedeva l'amico da casa. Cioè, su Berrigia, che non doveva partire Bonino. È partito Bonino, è stato... Esatto. Esatto. Quindi è stato in questo caso, anzi, si è anche piuttosto esposto, no? Sì. Ci dicono, secondo me il gol del Palermo è viziato da un fuorigioco e un paio di giocatori che coprono Lewandowski, la palla rallenti sia, lui non la vede, l'abbiamo fatto rivedere, al netto del fatto che solo Crivello può aver ostacolato la visuale. Io invece confermo che Lewandowski ha visto partire il pallone, sì, assolutamente sì. E devo dire che ho molti dubbi sul fatto che fosse in posizione irregolare, anzi, così a naso, rivedendolo, mi sembra che qualcuno del Teramo lì con un piedino lo tenga in gioco. Ci scrivono, Ania, ma è propedeutico questo cambio di modulo per l'arrivo di un attaccante? La domanda delle domande. Al momento si percorre la linea che ormai è nota, cioè si aspettano gli ultimi giorni di mercato, che ormai è arrivato perché si chiude il 1 febbraio, e nel caso ci fosse qualche occasione il Teramo proverà a coglierla. Occasione io la leggo come giocatore giovane di prospettiva, oppure magari un giocatore un po' più esperto da avere in prestito, quindi probabilmente anche con ingaggio pagato. Ci sono varie cose che dovrebbero andare a posto, incastrarsi per far sì effettivamente di avere un rinforzo in avanti. Non è da escludere, perché nel mercato non c'è mai niente da escludere, però al momento è più complicato. L'arrivo di Vitturini colma quella lacuna sulla parte destra della difesa che era necessario appunto colmare per le assenze spesse e volentieri di Lasic. Per il resto, per il reparto avanzato, aspettiamo gli ultimi giorni. Eh sì, ecco, vediamo un po' di immagini di Vitturini in maglia Feralpisalo oggi. Peraltro la Feralpisalo ha vinto 2-3 contro l'Arezzo ad Arezzo. Chiaramente il ritorno di fatto, perché Vitturini è già stato a Teramo in un anno, l'ultimo di Vincenzo Vivarini, in cui a Vivarini fu rimproverato molto il mancato utilizzo di Davide Vitturini, che arrivava dal Pescara. Andrea, in veramente 20 secondi, che tipo di giocatore è Vitturini? Diciamo un giocatore bravo, applicato e che il suo lo fa bene. Io aggiungo anche un incompiuto, perché è un giocatore
di cui ho sempre sentito parlare bene, poi però non ha mai fatto il salto di qualità. Lui ha giocato anche in Serie A con il Pescara, ha fatto delle presenze, però poi messo di fronte alla responsabilità e con la maglia del Pescara, ma anche in altre maglie, ricordo con il Fano, c'era Epifani in panchina, ma anche con la Feral Pisalò, trasferimento a titolo definitivo, questo giocatore anche in Serie C poi non ha giocato con quella continuità che ci si poteva aspettare, date le premesse, cioè di lui si è sempre detto è un ottimo prospetto, poi però anche in Serie C non ha giocato con continuità, e a Teramo Vivarini è stato rimproverato anche da noi perché veniva dal Pescara e si pensava che fosse un giocatore talmente forte da poter trovare spazio nel Teramo, anche se in quel Teramo c'era una vasta concorrenza, però zero minuti e si è detto ma come mai, tant'è che è stato restituito subito al Pescara. Però ripeto, non ha mai svoltato e viene da chiedersi perché. Parliamo ormai di 5-6 anni che si parla di Vitturini come un prospetto, ma sono, quando si parla di 5-6 anni di un giocatore che è un prospetto, uno si aspetta anche che arrivi l'esplosione. Certo. Vedremo se a Teramo questa chance se la giocherà bene, però pur avendo sentito su di lui sempre delle belle parole, sul campo non c'è stata mai una risposta adeguata. Colpa sua, colpa di chi non gli ha dato fiducia, vedremo a Teramo. Vedremo. Anya, oggi l'autore del gol, Daniel Birligea, è uscito, stava facendo una bella partita al netto del gol, ha interpretato molto bene, considerando che praticamente non aveva mai giocato, è uscito per infortunio. Vediamo un po' le immagini del suo infortunio. Lui ha detto: ho sentito il flessore tirare un po', mi dispiace perché non ci voleva. Ecco, hai news sulle condizioni di Birligea? A caldo non ci sono sensazioni positive, poi è chiaro che bisognerà attendere le prossime ore per fare esami più approfonditi. Sembra così, dalle prime informazioni che arrivano, uno stiramento che poi dipenderà ovviamente dal grado del problema muscolare, il relativo recupero, possono essere 2 settimane come può essere un po' di più, però a caldo insomma non ci sono sensazioni positive e dovrebbe star fuori almeno la gara contro il Bari, dovrebbe allo stato attuale non essere disponibile, poi ovviamente appunto ci saranno degli approfondimenti del caso per chiarire l'entità esatta e anche il recupero del ragazzo. Di certo è un po' sfortunato perché tornato in campo quest'oggi, ha giocato una buona partita e questo problema muscolare non ci serviva proprio per avere continuità, insomma, per avere la possibilità di avere continuità di prestazione. Posso dire anche una cosa, magari non c'entra niente, però se per 19 partite lo tieni fuori e poi gioca, certo, 50 minuti, è probabile, non certo, ma probabile che il giocatore si faccia male. Forse aveva forse poi aveva talmente tanta voglia di fare, che ha strafatto, di correre, che ha strafatto, ma per voglia. Certo. Non è che ma lo ha anche detto, condannare. Ha detto che io sono cresciuto qui, questi mi hanno svezzato, giustamente, come Santoro, ma Santoro l'ha giocate praticamente tutte, al netto di squalifiche, infortuni e quant'altro, l'ha giocate tutte. Però in 20 secondi, Anya, sabato arriva il Bari, bisogna essere anche un po' fortunati perché magari il Bari di qualche settimana fa qualche difficoltà ce l'aveva, oggi ha fatti 4 la Virtus Francavilla, segnato pure Candellone, cominciano a segnare un po' tutti, insomma bisogna essere anche fortunati a beccare la squadra forte nel momento insomma che non è proprio al 100%. Sì, nel girone di andata il Teramo magari beccò una formazione non ancora ben avviata, ha avuto poi i suoi alti e bassi, se insomma pensiamo alla Ternana sono alti e bassi quelli del Bari, se abbiamo la Ternana come punto di riferimento, adesso sembra aver ripreso, sembra essersi ripresa dalla fase leggermente calante, sarà secondo me una bella partita se il Teramo giocherà come sono sicuro giocherà senza troppa pressione rispetto al Bari che invece comunque qualcosa in più da giocarsela c'è.
ce l'ha, quindi può giocare un po' su questo il Teramo, che quando deve giocare con la pressione addosso, come l'anno scorso, fa un po' più fatica rispetto a quando invece va in campo senza troppi patemi d'animo. Il problema è tornare a vincere, questo è un grosso pensiero ovviamente che la formazione di Paci deve cercare di scollarsi di dosso, e poi nel calcio nulla è scontato, ecco, neanche contro il Bari. Grazie Ania, ci vediamo martedì. A voi. Grazie alla nostra Ania Cantagalli. Martedì ovviamente l'appuntamento per approfondire i temi della partita di oggi, ma soprattutto di quella che verrà sabato contro il Bari al Bonolis del Teramo. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco e iniziamo la grande pagina della Serie D. Di nuovo insieme, seconda parte dell'Abruzzo del Pallone, parliamo di Serie D. Buona serata a Stefano Recanati, ciao Stefano. Buonasera a tutti, ciao. Di ritorno da Castelnuovo, neo capolista. Eh sì. Vediamo i risultati della classifica, così ce la vediamo anche in grafica. I risultati della giornata numero 13, con tre rinvii e l'anticipo di ieri tra Campobasso e Giuliano ha finito 0-0. Agnonese Cinzia Balonga 1-1, stesso risultato ad Aprilia, 1-1 tra Aprilia e Fiuggi. Castelfidardo Rieti 1-1 anche qui, 2-1 tra Castelnuovo e Recanatese, 3-1 tra Vastese e Vasto Girardi. Rinviate le partite, tra cui quella del Pireto e quella del Notaresco. Classifica. Comanda il Castelnuovo, 25 punti, Rieti 24, Campobasso 21, Notaresco e Cinzia Balonga 20, 16 punti per Vasto Girardi e Pireto, 15 per Recanatese, Castelfidardo e Fiuggi, 14 per il Monte Giorgio, 13 per Aprilia e Vastese, 11 per il Tolentino, 10 per il Matese, 6 per il Giulianova, 3 per l'Agnonese, 2 per l'Atletico, Porto, Sant'Elpidio. Andiamo subito a vederci le emozioni di Castelnuovo, Recanatese, servizio ovviamente firmato per noi da Stefano Recanati. Formazione tipo per Di Fabio, che può contare sul rientro di San Severino sulla corsia di destra. Torna titolare a centrocampo Croce a far coppia con Loviso in avanti. Fagioli a sostituire lo squalificato Sbarbati. Ancora in emergenza la Recanatese, che dopo il Covid in settimana ha perso Brunetti e sbaffo per infortunio. Il tecnico Giampaolo si presenta al comunale con il 3-5-2, in difesa Donzelli, in avanti Ceppera con l'ex Teramo Piccioni, dirige Gemelli di Messina. In un pomeriggio molto freddo e caratterizzato dalla tanta pioggia scesa per l'intero arco della gara, il primo a scaldarsi è Natale, pronto a intercettare un colpo di testa ravvicinato di Pera da panzione d'angolo. La sfida è molto equilibrata in avvio e i neroverdi, oggi in maglia bianca, si affacciano in avanti per la prima volta al ventesimo, quando De Giglio dalla destra pesca Di Ruocco, che non si fida del tiro a volo, e la sua conclusione viene murata dalla difesa leopardiana. Al venticinquesimo si levano le proteste degli ospiti quando Piccioni va giù al limite dell'area, ma per il direttore di gara non c'è fallo e fa proseguire. Sotto una pioggia battente alla mezz'ora è ancora Di Ruocco a provarci dopo una ripartenza veloce, ma il tiro dell'esterno sinistro finisce abbondantemente alto. Si fa preferire ancora la squadra di Guido Di Fabio, che al 34esimo con lo specialista Loviso scalda i guantoni a Santarelli, che si rifugia in corner. Continua a premere il Castelnuovo, che mette la freccia al 39esimo. Punizione ben calciata da Loviso, sul primo palo irrompe Terrenzio, che di testa sul secondo palo trafigge Santarelli. Per il capitano il primo centro stagionale. 5 minuti dopo prova ad allungare la formazione di casa con Croce, che dalla distanza impegna in due tempi Santarelli, e poi Fagioli rischia il secondo giallo per fallo sull'estremo ospite. Sul finale di tempo brivido per i locali quando Pera, non il più alto, di testa in area di rigore per poco non pareggia il parziale. Il secondo tempo riparte con un giallo in area di rigore abruzzese, quando il direttore di gara concede giustamente il rigore ai marchigiani per fallo di mano di Terrenzio, ma l'assistente Cadorna di Catania aveva in precedenza alzato la bandierina segnalando una posizione di fuorigioco. Ma la Recanatese rientra da grande dagli spogliatoi e impatta il risultato al sesto. Lancio illuminante di Pera, che vede con la coda dell'occhio l'inserimento di Pezzotti, e per l'ex Pineto il gioco da ragazzi infilare in uscita Natale. La gara vive una fase spezzettata del gioco, ma al ventesimo il Castelnuovo a farsi vedere in avanti con Fagioli, che schiaccia verso la porta, ma la gioia del gol gli viene negata da Raparo ben appostato sulla linea. 3 minuti e Croce da calcio piazzato impegna Santarelli alla parata in 3 tempi. La Recanatese non ci sta ed è il neo entrato Senigallese a farsi vedere in avanti dopo un cost to cost per vie centrali, ma il suo tiro è messo in angolo da Natale. I giallorossi hanno la più nitida occasione per passare in vantaggio a Compera, il più lesto di tutti ad approfittare di una sponda di Ferrante, ma Natale salva immolandosi sull'ex Matelica. Ma a differenza della gara contro il Vasto Girardi, Loviso e compagni non si scompongono e prima vanno vicino al gol al 38esimo con Fagioli, che in tuffo colpisce il palo. Poi trovano il gol vittoria 3 minuti più tardi con Croce. L'ex Chieti
coglie l'assist al volo di Di Ruocco e infila Santarelli per la gioia dei pochi addetti ai lavori di Fede Neroverde presente al comunale. Nei minuti di recupero vano l'assedio verso la porta avversaria dei marchigiani che, come il campo basso, cade per la prima volta in campionato a Castelnuovo, ora nuovamente in vetta dopo il pari del Rieti a Castelfidardo. Stefano, in 20 secondi, poi ovviamente approfondiremo con te, il flash della partita, che partita è stata, che Castelnuovo hai visto? Gara bella, gara equilibrata, giocata da due grandi squadre, la differenza l'ha fatta l'episodio, gli episodi hanno fatto la differenza, un rigore non dato all'area canatese perché c'era un fuorigioco, poi c'è arrivato questo gol sul finale di Croce, che poi alla fine ha rimesso a pari quella brutta sconfitta in casa col Vasto Girardi in rimonta per i molisani. Ecco, un Castelnuovo che si è ritrovato già dalla vittoria con la Vastese e oggi una vittoria che continua a fare morale in casa neroverde. Diamo la buona serata al direttore generale del Castelnuovo, Emilio Capaldi. Buonasera, direttore. Buonasera a voi. Allora, ha sentito una vittoria, una partita giocata da due grandi squadre. E allora possiamo inserire tranquillamente il Castelnuovo nell'alveo delle grandi squadre a questo punto. Ma se lo dici tu sarà senz'altro vero. Quello che posso dire ma io. Ma dice la classifica, direttore. Quello che posso dire io, abbiamo incontrato una ottima squadra di grande livello, di grande lignaggio, con delle individualità di categoria superiori. Però i ragazzi oggi erano indiavolati. E quindi diciamo che l'esperienza negativa di un paio di settimane fa con Vasto Girardi è successo il contrario, nel senso che pur pareggiando 1-1 poi i ragazzi avevano voglia, un grande spirito di abnegazione per portare a casa un risultato pieno e ci sono riusciti, complimenti a loro perché hanno fatto una partita di altri tempi. Possiamo dire che questa è una squadra, direttore, che sta imparando, giocando le partite di campionato, anche a maturare, perché lei, anche Stefano, avevate citato giustamente la sconfitta contro il Vasto Girardi, ecco, poteva succedere la stessa cosa, invece questa volta le cose sono andate diversamente. Sì, ma come i ragazzi formano e migliorano e maturano con le esperienze negative, se sono tutte rose e fiori difficilmente si migliora. Quando uno riceve una brutto cazzotto da parte del Vasto Girardi, chiaramente stanno attenti a non riprenderlo e così sta succedendo, quindi pian piano, con lavoro quotidiano del mister e dell'intero staff, sono situazioni, ma anche io parlo spessissimo con i ragazzi e quindi è chiaro che sono atteggiamenti positivi che miglioreranno senz'altro nel proseguio. Andrea, te l'aspettavi un Castelnuovo così, che imparasse ad essere anche una grande squadra? Tanto saluto il direttore, mi aspettavo a inizio stagione un Castelnuovo outsider perché capivo e si è visto quanto è seria la società e la dirigenza e quanto si siano ben preparati per questa prima esperienza in Serie D. Poi si sta andando oltre le aspettative, l'importante è proseguire così senza darsi obiettivi eccessivi, dovrà sempre parlare il campo ed è significativo perché poi bisogna crescere proprio in campo, quello che diceva il direttore, se si è sbagliato in precedenza cercare di imparare da quegli errori e non ripeterli, oggi contro una grande squadra come la Recanatese lo si è fatto, il Castelnuovo è l'unica squadra non che ha tutte le partite giocate perché anche Rieti le ha tutte, ne stavamo parlando prima, ma è quella che ha giocato sempre e non ha avuto rinvii e direi che questa continuità si sta anche riscontrando nel rendimento della squadra, nel processo di crescita che sta portando avanti, quindi bisogna proseguire così e io spero che il Castelnuovo, è una mia speranza, non è che debbono farlo, spero che il Castelnuovo possa restare in quella zona di classifica, in quella fascia alta per tutta la stagione e spero che con il Notaresco e chissà se il Pineto si riprende possa competere per le alte vette, ma ripeto, questa è una speranza perché poi il Castelnuovo è stato costruito per ben figurare, per salvarsi, non per primeggiare, che è un compito che hanno altri club. Direttore, si trova d'accordo con l'analisi?
Sì, intanto ricambio i saluti di Andrea, è sempre un piacere risentire gli amici. Quello che posso dire, confermo le cose che ha detto Andrea, noi siamo molto molto meticolosi anche nel quotidiano, non cerchiamo cerchiamo di sbagliare poco, si può sbagliare ma cerchiamo di sbagliare meno possibile, sia per quanto riguarda la gestione del protocollo attuativo, sia per chi deve frequentare l'impianto, cioè siamo molto molto attenti e i ragazzi ti vengono dietro e quindi non c'è superficialità a fare nulla, quindi c'è molta meticolosità e competenza da parte di tutti. Una domanda da parte di Stefano e poi la salutiamo, direttore. Buonasera direttore, io mi sposto un po' sul futuro. Lei da direttore e da grande esperienza ha militato in grandi club che hanno fatto anche campionati professionistici. Sicuramente non abbiamo la sfera di cristallo per capire quale sarà il futuro di questa squadra e la posizione finale in classifica, ma da qui ad un paio d'anni ci sarà la possibilità o è già iniziato il lavoro per vedere questa squadra competere veramente per vincere il campionato? Ben visto Stefano, ci siamo visti qua qualche oretta fa, sempre con molto piacere. Quello che ti posso dire con verità è che è una società che ambiziosa, sì, ma molto molto umile e conscia delle prospettive, nel senso che bisogna mettere a posto l'impianto, bisogna, ecco, è una crescita quotidiana, continua. E quindi noi abbiamo la fortuna di avere un gruppo di giocatori coesi con lo staff, dove cerchiamo di inculcare una mentalità e soprattutto la cultura del lavoro che paga sempre, dell'organizzazione, e in questo si è cresciuti tantissimo. E questo la squadra lo percepisce, la rosa lo percepisce, lo staff lo percepisce, siamo contenti perché vorremmo crescere ancora di più, poi gli attori sono i ragazzi che vanno in campo, noi cerchiamo sempre di non lasciare niente di intentato, molto meticolosità in tutto quello che si fa nel quotidiano, poi loro lo sanno, ogni volta che vengono andiamo dal presidente a mangiare la pizza e un bicchiere di birra, quindi se vogliono continuare a mangiare la pizza la domenica devono continuare a vincere. mi sembra giusto. Grazie direttore per essere stato con noi, buon lavoro ovviamente. Grazie a voi, buona serata, buona serata. Grazie al direttore generale del Castelnuovo Emilio Capaldi. Oh Stefano, vediamo qualche episodio da Moviola, poi sentiremo anche le voci degli allenatori, però adesso, perché abbiamo visto un episodio controverso, ma andiamo per ordine. Sì. Quali sono gli episodi che ci fai vedere? Allora, il primo è un calcio di rigore su cui ha protestato la Recanatese, ma se non è questo, è nel primo tempo. Intanto questo è il rigore. Questo prima l'episodio su cui... Prima concesso e poi non dato perché l'assistente ha visto un fuorigioco. Anche Terenzio è stato negli spogliatoi, è stato corretto, ha detto sì, ho preso la palla di mano, era rigore, però poi c'è stata la segnalazione dell'assistente. Che per noi è difficile vedere da qui. Allora, però... io devo dire la verità, prima di andare in onda ho provato a vedere se si vede il momento in cui parte il pallone. Impossibile. Quindi chiaramente ci dobbiamo affidare all'assistente, che è questo qui, che se non erro è Matteo Cardona, sì, di Catania. Sì. E infatti, come vedete, l'arbitro prima segna il rigore, poi guarda... Viene richiamato proprio dall'assistente e fischia il fuorigioco. Adesso sarebbe da capire se poi effettivamente mi sono dimenticato se l'ammonizione, Andrea, è stata tolta. Ah, è stata tolta? Sì, abbiamo chiesto. È stata tolta a Terrenzio, sì, perché sì, a quel punto il gioco è fermo ed è come se la palla non l'avesse mai toccata con le mani. La Recanatese, ti aspettavi di più Stefano? Oppure ha fatto la partita che sostanzialmente...
poteva e doveva fare? È la partita che poteva fare, soprattutto perché viene da un periodo difficile, abbiamo detto più di 10 giocatori positivi al Covid, difficilmente si è allenata in gruppo, tanti giocatori si sono allenati anche a casa da soli, poi ha avuto queste due defezioni in settimana, due giocatori importanti tra cui Sbaffo, che è un giocatore di categoria superiore. Rispetto a Castelfidardo, contro il Castelfidardo è stata per tutti i 90 minuti in campo. Ha rischiato anche di passare in vantaggio, poi l'episodio, l'ha detto anche il mister, ma ne siamo tutti d'accordo che l'episodio ha cambiato la partita, è stato il gol di Croce, ma è la partita che doveva fare. Prima un telespettatore da casa ci ha scritto: volete dare merito a Lewandowski, è in casa Teramo ed è giusto, ma vogliamo dare anche merito, Andrea, a Natale, che peraltro viene proprio dal Teramo, sì. Qualche anno fa era a Teramo, che ha salvato, poi più tardi lo vedremo andando avanti con le immagini, ha salvato un pallone su Pera che di solito è abbastanza letale in area di rigore, è stato bravissimo. Ecco, giocatori su cui probabilmente era complicato scommettere il 100%, questo forse è la chiave che possiamo dare al campionato del Castelnuovo. Sì, perché lui secondo me doveva crescere ancora di più in personalità e lo sta facendo. Lui è stato anche a Campobasso e forse lì non è andata bene, però sta crescendo in termini di personalità e sta giocando uno splendido campionato, quindi questo denota, come detto in precedenza per la squadra, il discorso di squadra, anche nel singolo, in questo caso Natale, sta progredendo e lo sta facendo, ripeto, soprattutto dal punto di vista della personalità, del prendersi le responsabilità e resistere anche alle pressioni. Poi tecnicamente mi sembra un portiere alla Peruzzi, perché non è un portiere molto alto, però è strutturato ma non molto alto ed è molto reattivo tra i pali, quindi mi sembra di poter fare questo tipo di accostamento. Se qualcuno a casa non conosce, ragazzi, questo è un grandissimo accostamento, certo. Sì, ma come tipologia di portiere, sì. Perché parliamo di un portiere non alto, però robusto e scattante tra i pali, quindi direi che questo è un tipo di accostamento che ci può stare. Poi io gli auguro di fare una carriera che sia almeno un quarto di quella di Peruzzi, ma il mio è un parallelismo proprio per descrivere le sue caratteristiche, e sta facendo un grande campionato. Guarda qua. Sì, ma appunto riflessi anche da terra con il piede, andare a arpionare quel pallone vuol dire essere pronto, essere di riflessi pronto, e quindi insomma a maggior ragione confermo quello che ho detto in precedenza, perché la prima parata è distinto, era ben piazzato e ha respinto il pallone, poi però andare con il piede a bloccare quell'altro tentativo a neanche un metro dalla porta, lì ha fatto il grosso. Non so dove voglia arrivare il Castelnuovo, ma quando si assume come direttore Emilio Capaldi è certamente un gran segnale. Stefano? No, per ribadire quello che ha detto Andrea, lo si è visto anche contro la Vastese. Sì. La sua parata all'ultimo secondo ha riportato la vittoria al Castelnuovo. Quindi è un giocatore che è anche libero mentalmente e riesce a esprimere tutto il suo potenziale in campo. Ci sentiamo i due allenatori al termine della gara, Castelnuovo e Canatese, vediamo. Noi ci tenevamo a fare bene perché dentro le mura amiche, pur facendo delle buone prestazioni, magari avevamo commesso degli errori e li avevamo pagati a caro prezzo. Oggi memori di quello, anche se sul primo gol sicuramente qualche errorino è stato fatto, però la differenza è stata che questa squadra ha voluto fino alla fine voler vincere la partita, nonostante dopo il pareggio loro la Recanatese si era fatta molto più intraprendente, quindi si stava anche soffrendo, però devo dire che poi i cambi effettuati hanno riportato la partita su certi binari e la squadra ha voluto vincere. Io ci credo in loro, quindi è normale che poi l'allenatore deve fare una formazione, però deve poter contare anche su tutto il resto. E non solo quelli della panchina sono sicuramente stanno sul pezzo e non vedo l'ora di entrare per il loro contributo. Quello che mi dispiace e cui voglio dedicare questa vittoria sono quelli che sono andati in tribuna, perché questo gruppo non
non meriterebbe nessuno andare in tribuna per come si impegna nel lavoro durante la settimana. Sapete benissimo che siamo stati falcigliati dal Covid, più di 10 giocatori, e la mia preoccupazione era quella appunto di presentare una squadra a livello organico pronta. Ai ragazzi effettivamente non posso rimproverare nulla, perché hanno fatto una partita tosta, una partita viva, sono stati sempre dentro la partita, non hanno mai mollato, nonostante siamo andati in svantaggio il secondo tempo, poi è uscita ancora di più, perché sull'1-1 credevo che la squadra potesse anche portarla a casa il risultato. Abbiamo avuto diverse occasioni. Il Castelnuovo ha grande entusiasmo, ha grande voglia, entusiasmo, sta facendo benissimo, conosco benissimo l'allenatore Guido Di Fabio e sono contento perché ho giocato anche con lui. È una persona umile, è una persona che sa di calcio. La partita è stata bella perché è stata viva, è stata combattuta fino alla fine. Poi l'episodio effettivamente poi ti porta o a vincere o a perdere la partita. La partita è stata condizionata appunto da episodi a favore del Castelnuovo, però la prestazione della mia squadra è stata di livello superiore. Oh, dunque, complimenti a Castelnuovo. È sempre bello comunque rivedere Federico Giampaolo, che è allenatore della Recanatese, che insomma ha tanto ancora da recuperare, però insomma l'abbrivio pensavamo fosse di tipo diverso. No, è soddisfatto anche della, anche seppur avendo perso, ma è soddisfatto di come la squadra ha reagito, di un gruppo compatto, anche che è stato chiamato alla panchina aveva energia e forza, e lui è soddisfatto per il futuro, l'ha detto esplicitamente. Prossimo appuntamento del Castelnuovo? A Tolentino. Tolentino falcidiato dal Covid, pare che in settimana ha ripreso ad allenarsi e col Castelnuovo si gioca. Buona notizia, meno male. Che poi oggi al campo sorridavamo, l'unica certezza del campionato è il Castelnuovo che gioca. Eh sì. Oh, facciamo così, cambiamo live le luci dal verde del Castelnuovo, riusciamo a rimetterle in bianco-rosso, perché eccole qua, grazie a Maurizio, a Samuele in regia, ecco qua, si colorano di bianco-rosso, perché adesso è proprio luminoso. Perché abbiamo in collegamento l'autore del gol più bello, dai, della domenica, ma io non solo del girone F, adesso non ho visto gli altri, però è stupendo. Leandro Martinez, attaccante della Vastese, ciao Leandro! Ciao, buonasera a tutti, grazie mille per la disposizione. Assolutamente, grazie a te, complimenti per il gol, che però ci andiamo a rivedere, Vastese batte Vasto Girardi 3-1, il servizio è di Paolo Renzetti. Arriva contro il Vasto Girardi la prima vittoria aragonese della gestione D'Aderio contro la squadra guidata dal pescarese Prosperi. I biancorossi hanno giocato una gara corta e di sostanza, meritando la vittoria con la conquista di 3 punti dall'inestimabile valore, con il successo che mancava in casa da quasi 3 mesi. Avvio di gara combattuto ed equilibrato, proteste in area molisana al 7° quando c'è forse un doppio tocco con la mano con il direttore di gara che fa proseguire fra le proteste locali. Al 12° c'è però una colossale occasione per Solimeno della Vastese, che in area mette incredibilmente al lato. Sul capovolgimento di fronte Mercai in area da posizione defilata chiama il portiere di casa alla respinta. Match che si ravviva e che al 15° vede il vantaggio locale grazie ad una bella rovesciata di Martinez che supera Guerra, portando così in vantaggio la sua squadra. La partita si mantiene vibrante nonostante il terreno di gioco allentato per la pioggia. Al 21° Ruggeri per gli ospiti su punizione dai 25 metri chiama Di Rienzo al salvataggio in angolo. Il pareggio della squadra di Prosperi è solo rinviato e arriva al 25° quando guida in area in un contrasto termina a terra per il signor Tartarone di Frosinone. Ci sono gli estremi del rigore che Mercai trasforma spiazzando il portiere di casa. Di nuovo parità dunque fra Vastese e Vasto Girardi in un match che si mantiene aperto e imprevedibile, con le due formazioni non paghe. Fino all'intervallo non accade però più nulla, con le due squadre che ritornano negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Nella ripresa avvio arrembante per i padroni di casa che al 5° trovano con le noci il gol del vantaggio. La squadra di D'Aderio dunque si porta sul 2-1 e sfiorando al 19° addirittura il tris con Bernardi. Il tecnico ospite Prosperi effettua 2 sostituzioni sperando di vedere la sua formazione più propositiva. Guida così al 22° una buona intuizione dal limite con la palla che però termina di un soffio alta sopra la porta di Di Rienzo.
stesso. Come nel primo tempo, il match resta comunque in equilibrio, con un gioco più frastagliato rispetto alla prima parte di gara e con le emozioni che arrivano con il contagocce. Al 35esimo però l'ennesima svolta della gara, con Di Filippo che sradica palla ad un avversario a centrocampo e si dirige verso la porta di Guerra, e appena dentro l'area Molisana entra in contatto con Pesce, cade a terra per il direttore di gara e rigore con Diarra che dagli 11 metri non sbaglia, realizzando il 3-1 che permette agli abruzzesi di mettere a questo punto in cassaforte i tre punti, anche perché la formazione molisana sembra non averne più, con la festa biancorossa al 95esimo. Per una vittoria di platino per classifica e morale. Ora due partite in trasferta, mercoledì il recupero di Notaresco e domenica prossima a Genzano con il Cinzia Alba Longa. Oh, prima vittoria della gestione da Derio a Vasto, grande Vastese, vi vogliamo così, ci scrivono da casa. Leandro, allora, ripartiamo innanzitutto da un gol davvero bellissimo che ha sbloccato la partita, ma soprattutto vi ha consentito, anche se poi è arrivato il pareggio, di interpretare la gara in una maniera più serena, perché per esempio sette giorni fa con il Castelnuovo c'era stato poco feeling con la porta. Innanzitutto, come ti è venuto in mente? Era l'unico modo per colpire il pallone, quello? Mi è venuto spontaneo, lì sul momento, insomma, non ci ho pensato due volte, è rimasta la palla giusta per fare solo quella cosa lì e è andata bene. Meno male che ho preso la porta, è andata bene, dai. Leandro, c'è tanta concorrenza davanti in casa Vastese, tu sei uno, c'è Martiniello, c'è Bernardi, ci sei te, e adesso insomma cominciano, è arrivato anche un nuovo attaccante dalla Vispesaro, intanto rivediamo il tuo gol bellissimo, ecco, come ci si fa a ritagliare, al di là del gran gol di oggi, però come ci si ritaglia lo spazio adesso per giocare titolare? Allora, diciamo che il mio è stato un percorso diverso dagli altri attaccanti, nel senso che io sono arrivato a novembre, sono arrivato verso la fine di novembre e appena arrivato sono stato positivo al Covid, quindi sono stato anche un attimino messo anche in disparte, sono stato in quarantena per 15 giorni. Poi insomma sono rientrato piano piano, e giocavo verso la fine, ho fatto il gol contro il Campobasso in casa, il 2-2 al 94esimo, poi insomma piano piano sono stato anche messo un pochino di più. E c'è stato anche il cambio dell'allenatore da Massimo Silva ad Adderio e insomma ho avuto la possibilità di giocare anche mercoledì tutti i 90 minuti, è andata bene. E meritavamo di più mercoledì e oggi finalmente è arrivata la vittoria dopo tanto tanto sacrificio da parte di tutti, cioè bisogna fare veramente i meriti alla squadra perché abbiamo sofferto tanto, abbiamo imparato a soffrire, ora è ora che arrivino i frutti, insomma, da oggi si è vista. Posso chiederti che cosa ne pensi di questo campionato? Che idea ti sei fatto di questo campionato, del girone F? È un campionato dove si combatte tanto, c'è da correre tanto, tutte le squadre hanno quei giocatori che ti fanno la differenza, guarda oggi Guida, in un attimo si è fatto fare questo rigore, loro hanno trovato il gol subito, quindi non bisogna mai abbassare il ritmo, non bisogna mollare mai niente, si corre sempre fino alla fine. E anche in passato noi vincevamo 3-1 contro una squadra con la tripletta di Bernardi e dopo siamo andati a pareggiare 3-3 sul finale, quindi sono campionati dove nessuno molla niente, dove c'è di mezzo anche questa pandemia che ogni 2x3 salta fuori un giocatore positivo, ci sono tanti pro, tanti contro, ma non ho una definizione per questo campionato, perché è molto strano tutto, ci sono da rispettare i protocolli, ci sono tante cose dove bisogna stare attenti sempre e quindi non bisogna mollare niente neanche fuori per il fatto della pandemia, quindi è tutto molto strano quest'anno. Assolutamente. Vediamo, ci sono tre episodi da Moviola, uno lo stiamo rivedendo, ma andiamo per ordine, ci sono tre episodi da Moviola, ricordandovi che l'arbitro era Emanuele Tartarone della sezione di Frosinone. Vediamo il primo episodio da Moviola. Questa protesta è la Vastese protesta per l'appunto perché chiede un fallo di mano di un giocatore del Vasto Girardi. Io non so che cosa
ci vedete voi? Io vedo certamente Antobelli che toglie la mano. Leandro, tu ci puoi dare una mano? Da queste immagini non si vede, ma c'è prima il contatto di una mano loro e poi subito dopo quella di Antobelli. Secondo me l'arbitro in quella posizione ha visto soltanto la mano di Antobelli. Da queste immagini non si vede. Dici del 3 di Pacciardi. Sì, la tocca facciamo rivedere un po' più da vicino, Tocca prima Antobelli e poi il capitano loro. Lì c'è il tocco di Antobelli, poi li rimbalza sulla mano. Ok, ho capito, il 5. Sergio Ruggeri con la mano sinistra, la stop, la para. Fa prima il 3, poi il 5, però sai, l'arbitro ha visto la mano nostra, quindi giustamente ha fischiato fallo per loro. Stefano, Andrea, voi che ne pensate di questo episodio? Io ho proprio provato a rallentarlo, a allargarlo. No, un pallone che arriva proprio così veloce in area di rigore, esce, sbuca tra mille teste, mille cose. Non lo so fino a che punto potrebbe essere un rigore netto, però... L'arbitro dà quasi la sensazione, scusami Leandro, dà quasi la sensazione di dire... C'è stato il tocco prima di Antobelli. Sì, ma guardate che fa l'arbitro, dice no, è mano di Antobelli, del 3. Vero Andrea, anche tu hai avuto questa sensazione? Ma lui ha fischiato la mano di Antobelli, c'è stato anche il colpo di testa del giocatore della Vastese, probabilmente poi la palla finisce anche sul braccio di un giocatore del Vasto Girardi, ma è tutto talmente immediato che veramente l'unica cosa che si capisce è che il 3 della Vastese, Antobelli, tocca con il braccio e il resto francamente si capisce ben poco, per quanto ci possa essere stato anche il tocco del Vasto Girardi. Secondo episodio da Moviola, il calcio di rigore assegnato al Vasto Girardi, poi vedremo quello assegnato alla Vastese. Fallo in area di rigore su Guida, che entra in area di rigore, va proprio anche in questo caso Antobelli. Secondo me qui l'arbitro prende una specie di abbaglio, perché in realtà Antobelli toglie il piede destro, almeno questa è la mia sensazione. Andrea, Stefano, e poi voglio anche un commento da Leandro, che ovviamente però è parte in causa. Per me è rigore, perché comunque Antobelli la gamba ce l'ha allargata e quando la ritira è troppo tardi. Guida poi sicuramente se l'è anche cercato, lui è un po' driblomane e queste cose le fa, però effettivamente la gamba è abbastanza larga e forse ha pulito quella cosa. Non è certo un intervento spaccagambe, chiaramente, però qui è stato più furbo l'attaccante che il difensore. Stefano, sei d'accordo? Sì, un tocco, cioè la gamba allargata sul ginocchio di Guida, che poi vabbè, va giù. E bisogna essere anche furbi, Leandro, Giustamente il loro attaccante è stato veramente bravo, ma qui vado in salvezza al mio compagno, che non c'è contatto. Per me non c'è, poi io ero lì vicino, tra l'altro non c'è stato il contatto, poi giustamente a velocità normale l'arbitro ha visto quello, ha fischiato il loro rigore, ci sta, ormai non si può più tornare indietro. L'ultimo episodio, calcio di rigore per la Vastese, un'azione travolgente di Nicolas Di Filippo, come poche volte gli abbiamo visto fare, messo a terra da un omonimo, Nicolas Pesce. Sì. Che mi dite? Stefano, che impressione hai? Secondo me sì. Vedi, prima della gamba che tocca il pallone secondo me c'è il ginocchio dietro la coscia. No, io mi sono espresso in diretta, io temevo che il tocco del pallone fosse stato di Pesce, che era intervenuto sul pallone e poi magari su Di Filippo. In realtà è Di Filippo qui a toccare la palla e Pesce che tocca Di Filippo, quindi è calcio di rigore. Assolutamente. Abbiamo visto gli episodi da Moviola. Leandro, si torna di fatto subito in campo, perché... intanto ti scrivono Martinez, peccato che non senti il calore della curva d'Avalos, siamo sempre con voi, forza ragazzi, scrive qualcuno ovviamente della curva d'Avalos. Peraltro mercoledì si torna subito in campo perché avete il recupero con il Notaresco. Adesso insomma la partita non è semplice, perché è una delle big del campionato il Notaresco. No, non c'è nessuna partita semplice, soprattutto contro Notaresco, che sono tra l'altro meritatissimamente sono là davanti, e noi andiamo a fare la guerra come sempre, andiamo a cercare i tre punti che ci servono tantissimo, e non c'è niente da dire, c'è solo da stare in silenzio, pedalare e cercare questi tre punti come abbiamo fatto oggi,
e non c'è niente da dire, c'è solo da andare là a fare la gara e noi andiamo là per cercare i tre punti, nient'altro. Prima di salutarti, mi dici perché cosa volevi sentire? Era perché lo stadio è vuoto? No, io non faccio così, ma faccio così. Ah, ok, ti tappi le orecchie. Sì, si chiama il Back to the World, praticamente blind and deaf, sarebbe per ciechi e sordi davanti al mondo. Praticamente uno stile di vita dove si tirano fuori tutte le negatività e ci si ascolta soltanto all'interno, e portando la positività dentro di noi. E insomma, c'è un po' di particolarità in questa cosa qua, nel senso che, come ho detto prima, uno stile di vita dove ci si guarda soltanto e ci si focalizza sulle proprie energie. Io gli faccio i complimenti a Leandro, perché io lo vorrei come ospite fisso, sì, perché è anche interessante come, oltre che come calciatore, anche come ospite. Andrea, io gli vorrei chiedere, perché ho visto che ha girato tanto, ha giocato anche molto in Ungheria, ha giocato molto anche in Emilia, lui è passato anche per le giovanili del Parma, se non sbaglio. Ecco, come sei arrivato in Italia, questa esperienza anche in Ungheria tra le tante, e come sei finito a Vasto poi? Allora, io arrivo in Italia nel 2003, dopo la crisi economica argentina. Mio padre si era trasferito qui in Italia per lavoro e dopo sono arrivato io qua a Parma per puro caso, nel senso che mio padre lavorava a Parma e sono stato visto dagli osservatori del Parma. E ho fatto le giovanili, allievi, nazionali, primavera, fino all'esordio in Serie A. Poi ho girato un po' tra Serie C, Serie B. E arrivo invece in Ungheria nel 2013, nel gennaio 2013, perché c'era Fabio Cordella che faceva il direttore sportivo all'Honved in Ungheria, e c'era anche il mister italiano Marco Rossi, che tutt'oggi è l'allenatore della nazionale ungherese. Quindi diciamo che c'era stato un po' di diciamo, tra, non tra amicizie, ma per lavoro, mi conoscevano e mi volevano portare là. Sono capitato sempre per caso. È andata bene in Ungheria e quindi arrivo poi in Italia con la nascita di mio figlio, del primo bambino. Siamo tornato in Italia con mia moglie e ho giocato in eccellenza l'anno scorso. Sono passato dalla Serie A, dalla Champions League, a giocare in eccellenza. Quindi non ho mai mollato. Hai giocato anche in una squadra che si chiama Felino, giusto? Al Felino in eccellenza, sì, nella provincia di Parma. Sì. E Vasto, come ci sei capitato? A Vasto il presidente aveva amicizia in comune con mio suocero, ci siamo sentiti e sono arrivato qua a Vasto per dare una mano, perché comunque sia mi volevo rilanciare a giocare tra le professioniste. E Vasto mi ha aperto le porte subito, sono stato qua in un periodo di prova e poi finalmente sono riuscito a concretizzare il contratto con la società. Leandro, in bocca al lupo, grazie anche per averci raccontato la tua bellissima storia, ovviamente in bocca al lupo per il campionato, speriamo di ritrovarti molto molto presto. Grazie a Leandro Martinez. Noi ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, pubblicità, e poi parliamo del Giulianova che ieri ha pareggiato a Campobasso. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Come vedete sono cambiate ancora le nostre luci. Parliamo di Giulianova, dell'anticipo di ieri a Campobasso. Allora saluto in collegamento il DG Franco Teodoro. Buonasera direttore. Non la sentiamo. Comunque speriamo di sentirla presto. Però Andrea, vengo da te perché in molti non ci avrebbero fate rivedere il gol di Bontà, tra un po' lo facciamo rivedere. In molti non avrebbero scommesso su un buon risultato del Giulianova a Campobasso, e invece... Sì, perché poi puoi fare una buona prestazione e quando c'è un cambio in panchina spesso c'è la reazione, c'è la buona prestazione, però a Campobasso può non bastare fare una buona prestazione per uscire indenni. E invece devo dire che Giulianova ha fatto la sua partita ordinata, ovviamente difensiva, ha avuto anche la palla per vincere, sarebbe stato un colpaccio proprio al 90esimo, però è stata una prestazione giocata in maniera ordinata, tenuto conto che anche la difesa era rabberciata, perché hanno giocato, ok, Caso, ma anche Danna,
che ha giocato una buonissima partita, mancavano Ranellucci e Demoleon, quindi insomma andare a campo basso senza i difensori centrali titolari e giocare con quella ottigna, con quell'organizzazione, con quella voglia, non era semplice strappare il risultato positivo, invece è arrivato ed è ben augurante. Però bisogna anche dire che anche nella gestione del grosso il Giulianova il meglio lo ha fatto in trasferta. Il problema del Giulianova è monetizzare le partite casalinghe, quindi Bitetto ha avuto un ottimo impatto, ora però deve fare qualcosa in più, ovvero deve cercare di riportare alla vittoria il Giulianova al Fadini, perché se non arrivano le vittorie in casa sarà difficile salvarsi. Poi quando sarà pronto il direttore chiederò. È pronto. Ecco, poi magari questo può essere un assist, magari è una domanda impropria, ma visto quello che sta facendo il Rieti giocando nel piccolo campo del Gudini, non so se è possibile, visto che l'effetto Fadini non c'è, andare a giocare al Castrum le partite di campionato, come ha fatto qualche anno fa sempre il Giulianova, campo dove peraltro si allena. Non so se ho detto una castroneria, però allora, l'ho buttata lì, a voi. Intanto buonasera a tutti, scusate se buonasera a tutti. Sì, purtroppo questa maledizione del Fadini ci sta veramente distruggendo, perché il migliore. Non la sentiamo di nuovo, forse al jack. Adesso sì. Quindi ripeto i saluti a tutti se non si erano sentiti, e dicevo che il campo Fadini è diventato una sorta di campo tabù. che è veramente un tabù, si ha paura quasi di mettere i piedi su questo campo, perché tante sono state le sconfitte quest'anno che si ha quasi paura. Io spero che con l'avvento del nuovo mister si possa superare questo aspetto, che è sicuramente psicologico, adesso al di là del fatto che il campo non si presenti nelle migliori condizioni, ma questo lo è per noi, lo è anche per l'avversario, quindi non è certamente una scusante. Io per quanto mi riguarda giocherei anche al Castrum, dove ci si allena quotidianamente, dove la risposta del pallone è affine alle caratteristiche dei giocatori, per cui a volte vediamo una squadra che si muove in maniera eccelsa e poi si va a riprodurre il tutto su un campo che purtroppo in questo momento è in pessime condizioni e le cose non ridanno, e quindi questa è una cosa che ci sta penalizzando molto. Però per ragioni di ordine pubblico non si potrebbe fare questa scelta, perché è un campo aperto, voi sapete bene con le regole del Covid, per tutto quello che può essere e può succedere intorno, Giulianova non può spostarsi in quel campo, quindi dobbiamo imparare ad essere una squadra che vince in casa, come accadeva prima quando c'era il pubblico, perché adesso, al di là del fatto che il pubblico è un elemento fondamentale per una squadra che deve salvarsi o che deve fare punti, ma bisogna andare oltre, perché anche società come Campobasso, che vantano un pubblico estremamente numeroso, è penalizzata da questa mancanza, per cui dobbiamo farci forza. Il mister, dall'alto della sua esperienza, aiuterà sicuramente a sollevare questi tabù scaramantici a questo punto, anche perché si ritrovi quella che è stata la compattezza di squadra che ieri si è palesata in maniera veramente chiara, perché questa squadra ha dimostrato di essere viva, attenta, accorta. Non può che migliorare, perché adesso abbiamo tempo anche per dare il mister, ricordiamoci che ha lavorato 3 giorni con la squadra e penso che abbia fatto un gran lavoro. Che dire altro? Non so se parlo da solo, mi sentite? No, direttore, io volevo solo capire come è arrivata la scelta del cambio in panchina, sia l'addio di Federico Del Grosso, sia la scelta di andare e per il Giulianova tornare su Leonardo Bitetto. Allora, intanto la scelta del sollevare dall'incarico il mister Federico è stata una scelta dolorosissima, mai
pensata in precedenza, perché Federico è figlio di questa società, è nato con questa società, ha dato tanto come calciatore, ha vinto tutto quello che ha vinto questa società con, insieme a lui, e il presidente, proprio in virtù di questa cavalcata vincente che lui ha prodotto, gli ha dato questa opportunità di fare allenatore, pur sapendo che avesse un'inesperienza, perché è la sua prima esperienza, ma è stato sempre tutelato dal presidente. Purtroppo poi a un certo punto i numeri diventano spietati e la società ha dovuto prendere dei provvedimenti che chiaramente non delineano il fatto che le responsabilità siano assolutamente tutte sue, e questo va assolutamente sottolineato, perché le responsabilità non sono di Federico Del Grosso, le responsabilità sono di tutti, dalla società alla squadra, e quindi purtroppo, come in questi casi, come quasi sempre, ne paga uno per salvarne tanti. Ma ci tengo a fare un inciso, che non è Federico il responsabile di quella che è la posizione di classifica di Giulianova Calcio. Direttore, le chiedo se da qui in avanti, a breve termine ovviamente, ci dobbiamo aspettare qualche ulteriore cambiamento, proprio perché in relazione al cambio di panchina il mister Bitetto può avere l'intenzione di rivedere qualcosa dal punto di vista dell'organico. Dobbiamo aspettarci qualcosa? Beh, sicuramente il mister è nuovo, è un mister autorevole, con grande esperienza. Sicuramente vorrà modellare la squadra secondo i suoi principi, e probabilmente ci saranno delle piccole modifiche, trasformazioni, quindi da qui a poco tempo, sicuramente quando avrà preso coscienza in maniera totale di quelli che sono i mezzi tecnici che ha il Giulianova, sicuramente apporteremo delle leggere modifiche. Questo penso che sia un fatto naturale. Questo può essere, in 20 secondi davvero, poi la salutiamo e la ringraziamo per essere stato così disponibile con noi, può essere il pareggio di Campobasso l'inizio di una rincorsa che comunque, se vediamo la classifica, sarà durissima? La classifica dice che noi non abbiamo compiuto nulla se non una gran bella prestazione in un campo ostico, assolutamente, con una formazione straordinariamente forte. E questo accresce molto l'autostima dei ragazzi, e dentro di noi ci fa crescere anche la speranza che, se c'è riuscito qualcun altro a fare una cavalcata quale quella di Rieti, dobbiamo ambire a fare qualcosa di simile anche noi. Questa è la nostra, diciamo, è la parte mia, è una speranza che nutro dentro da grande ottimista, però dobbiamo stare con i piedi per terra. Abbiamo messo semplicemente un mattoncino per costruire un qualcosa che si chiami salvezza, quindi la casa da costruire è grande e noi abbiamo messo il primo mattoncino, quindi ce ne vorranno tanti altri. Ci conferma, direttore, che il recupero con il Monte Giorgio programmato in settimana slitterà ulteriormente? Non c'è l'ufficialità, perché fino a domani non abbiamo ufficialità, ma al 99.9 non si giocherà questo recupero. Grazie, direttore, in bocca grazie. Al lupo per il campionato grazie del Giulianova. Speriamo grazie a voi, grazie dell'invito e buonasera a tutti, grazie. Grazie a lei, speriamo davvero che questo pareggio sia un buon viatico per la rincorsa del Giulianova. Oh, Maurizio, ci fai vedere il gol annullato a bontà ieri al Campobasso? Peraltro c'è anche una doppia inquadratura, c'è questo calcio di punizione di Esposito, Andrea, il pallone in area di rigore e poi questo gol di bontà annullato per... Lo vediamo anche nell'altra inquadratura? Soprattutto Maurizio. Con la seconda inquadratura. Sì. Se perché... Maurizio riesce a fermarsi al momento in cui viene toccato il pallone da Esposito, quindi la punizione, che quello è il frame saliente, perché... Questa è la prima inquadratura. Facciamo scorrere, quindi al cambio di inquadratura, appena la palla viene battuta, la punizione, ci dobbiamo fermare. Perché bisogna capire la posizione. Ecco qui. Purtroppo noi sforzini non lo vediamo, ma questo ci fa anche intendere che probabilmente è in fuorigioco.
visto che vediamo tutti i giocatori in linea, ah no, però ce ne sono altri, non è possibile, non è possibile sapere. Forse se il fuorigioco non è di bontà, ma è no, no, è sicuramente di Sforzino il fuorigioco di bontà, non può mai esserlo, subito, l'assistente alza prima subito. Che bontà calcia, quindi fuorigioco è se è di Sforzini, però purtroppo non possiamo garantirlo al 100%. Eh sì, certo, anche con l'inquadratura la 16 metri per un po' stretta. Per è comunque stretta. Difficile. Andrea, se Vitturini fosse esploso non sarebbe venuto mai a Teramo, ti scrivo con tutto il rispetto. Beh, c'è stato anche quando doveva esplodere nel 2015. Eh sì. C'era già stato, voglio dire. Oh, ragazzi, prima di chiudere vi faccio leggere una notizia, perché dopo un lungo inseguimento... E poi abbiamo, detto proprio quello, cioè che è un giocatore che deve ancora esplodere per quelle che erano le aspettative su di lui. Eh sì. Ti faccio vedere una notizia, lungo inseguimento, se ne è tanto parlato, Dionisi per il Pescara ovviamente, Dionisi arriva, Dionisi qua, Dionisi là, Dionisi va ad Ascoli, contratto triennale... Per Federico Dionisi, nato a Rieti nell'87, ha vestito le maglie di Livorno, Salernitana, tra le altre, Frosinone ovviamente, contratto di 3 anni, 3 promozioni in Serie A, 2 con la maglia del Frosinone, 1 con la maglia del Livorno. E dunque, vabbè, però diciamo che il Pescara con Odegaard, speriamo, ma è un'ipotesi che abbia risolto, insomma non sei tanto convinto, Andrea? Guarda, io non so quanto hanno da dare, però Dionisi in Serie B è uno che ha fatto vedere determinate cose. Ardemagni, andato alla Reggiana, ha fatto vedere determinate cose. E Pescara ha preso un giocatore, anche qui è un prospetto che viene da 6 presenze e 0 gol nel Lugano, quindi anche qui speriamo in una esplosione. Vediamo, vediamo. Il prossimo turno lo commentiamo con te, Stefano, ovviamente di Serie D, girone F. Ovviamente non mi chiedete rinvii perché io su queste cose sono una frana. Però certo, il Tolentino Castellano si dovrebbe giocare, Vasto Giardi Notaresco si dovrebbe giocare. Che se non ma dobbiamo stare sui focolai. Il Tolentino, come ha detto Stefano, abbiamo verificato da giovedì, si allena, ci sono solo i positivi della prima ora che sono tuttora positivi, ma gli quindi altri ci Rieti Montegiorgio si rischia. Rieti Montegiorgio ad esempio è a rischio perché insomma in Montegiorgio non giocherà contro il Giulianova per casi ancora di Covid acclarati, e se la situazione non migliora in settimana è molto probabile che questa partita slitterà. E poi c'era il Matese, c'è anche il Matese che ha casi Covid, e quindi Recanatese e Matese potrebbe essere in dubbio. È la neve a Vasto Girardi. È la neve probabile a Vasto Girardi. Qual è la partita più interessante delle abruzzesi secondo te, Stefano? Beh, intanto c'è la Vastese con la Cinzia al Balonga. Il Balonga in casa è una bella... Te oramai a Genzano sei di casa, eh? Vacanze romane, sì. Vacanze romane. Io e Loris Bennato, vacanze romane. Sì. Io invece no, non sai qual è per me la... Vacanze Castelli, ancora Vacanze meglio. Castelli. Sì, effettivamente è una bella, è una bella gara, perché la Vastese comunque è in ripresa, la Cinzia al Balonga in casa contro gli abruzzesi ha steccato, quindi potrebbe essere, ecco, l'arma su cui sperare per la Vastese. Io ti dico invece, lo sai qual è la mia curiosità più grande? Andrea forse ha capito qual è la partita. Vasto Girardi Notaresco, no. E si giocherà a Ditella? Esatto, diceva Stefano, effettivamente, perché insomma c'è il rischio neve. Invece, secondo me, anche in relazione ai messaggi che sono arrivati prima, Pineto Aprilia. Andrea, Pineto Aprilia. Sì, perché allora qualcuno ci ha segnalato che il ritorno di Costantino. Allora, qualcuno ci ha segnalato che Tomassini oggi ha debuttato col Follonica Cavorrano e ha segnato, però la sua squadra ha perso 2-1 contro la San Giovannese. Nicolao titolare con il Nardò, non abbiamo riscontri su Rocco Costantino al Pineto, come ci hanno scritto, Rocco Costantino che è al Modena, che è sulle vette del girone B, non è un titolare fisso. Però insomma è primo o giù di lì, adesso non ho la classifica davanti, ma comunque è nelle posizioni altissime del girone B, quindi insomma non so se è possibile pensare a un ritorno di Costantino, la vedo un po' come una buttata. È sicuro non arriverà Florian che ha firmato per la Luparense.
Questo è evidente. Ragazzi, grazie per essere stati con me. Grazie a Stefano Recanato. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti. Grazie ad Andrea. Ciao Andrea. Ciao. Oh, a tutti. Vi siete messi? Aspetta, Maurizio. Vedi? Guarda, si sono vestiti uguali. Vedi? Bianco azzurro. Cioè, si sono vestiti uguali. Vedi? Ragazzi. Questa è la cravatta Gasparri. No, hanno la stessa giacca, la stessa camicia, la stessa cravatta. Vedi. Sono vestiti uguali. E non ci siamo messi d'accordo. Non vi siete messi d'accordo. Va bene. Grazie a voi ragazzi, grazie a Maurizio da Winner Regia, ma grazie soprattutto a tutta la squadra di TV6, tecnici e giornalisti davvero fantastici. Anche oggi l'Abruzzo del Pallone torna domenica prossima 19:30 a TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.